rossa? Ok. Allora, siamo qui con Giorgio e stiamo facendo gli auto selfie perché ci siamo accorti, anzi mi sono accorto che mi ero scordato a casa il treppiedi e quindi dobbiamo fare il treppiedi l'uno dell'altro. Commossabile, reggiamo manu militari. E allora, un argomento a cui tengo molto è la promozione dei miei libri, che purtroppo ha Giustamente. sempre dato dei pessimi risultati. Perché? Ma in Italia non legge nessuno, dai. No, ma oltretutto su temi così, diciamo, settoriali, specifici, è veramente impresa improba aspettarsi, che qualcuno. Cioè, è una velleità aspettarsi che qualcuno agisca Di conseguenza. di conseguenza secondo le regole della logica, che uno dovrebbe prima informarsi e poi andare a fare politica. Anche ieri sera stavo in una riunione Zoom con degli amici dove c'erano una decina di persone collegate, di queste 10 ce n'erano uno che io conoscevo e che mi ha introdotto, un altro che poi ho trovato, anzi altri due che ho trovato lì, ah, erano una ventina, altri due che ho trovato lì in questa chat di Meet, di Zoom, che avevo conosciuto negli anni passati, e gli altri, questi erano appena appena sfiorati dall'illuminazione di quello che accade ai giorni attuali, di quelli che dicono di fare la rivoluzione e non sanno neanche il perché la fanno, e gli altri completamente all'oscuro che però fanno i rivoluzionari. Al cesso, li fanno al cesso, si riuniscono al cesso e lì rivoluzionano il mondo. No, resta il fatto, insomma, che uno non è che si può improvvisare ricercatore, scienziato o facchino o ruba galline se non sai le arti del mestiere. Prima Esatto. devi imparare il mestiere, vai al doposcuola, se non sai, se andato a Se scuola, no e poi impari. sbagli le galline con i caponi. Esatto. Oltretutto, che sembrano uguali, ma non lo Non sono. lo sono. Anche gastronomicamente, cioè hanno una funzione completamente diversa. Il Esattamente. cappone si mangia da solo a Natale e la gallina invece la mangi togliendogli prima l'ovaio e le uova tutti i giorni la domenica. Quindi questo è per capire. Come diceva un grande cantante, quando canta nella iova, la gallina ha fatto l'ova. No, è uscito da 2 o 3 giorni, forse 4, una pubblicità Progresso fatta dal figlio di Berlusconi, intelligente, che Ah, pensa. dice se fosse uguale avere la diversità di genere non esistesse, che mondo sarebbe? Esatto. Cioè, e pone tutta una serie di domande, un flash di una ventina, 30 secondi, 40 secondi al massimo, che Finalmente qualcuno che. fa ben propendere verso la sanità mentale del figlio di Berlusconi Meno male. e di Ma è quello più quello più giovane? Sì, mi giovane. sembra di averlo visto anch'io. È una pubblicità incredibile, cioè Sì. dice che la differenza di genere deve esistere, perché sennò che cazzo di mondo sarebbe? Esattamente. Fa vedere l'uomo che Sì, gestisce il adesso me lo ricordo. bambino e la donna che fa i lavori Sì. domestici, insomma, i lavori più pesanti. Sì. Questo per capire che c'è finalmente qualcuno che prende atto che il No, mondo che reale. reagisce di fronte a questo tentativo, tra l'altro malaccorto, perché è spinto alle estreme conseguenze, di livellare il mondo secondo poi i desideri dei loro signori, i Certo. quali vogliono comandare su una poltiglia umana. No, ma soprattutto cercare di mettere in contrasto l'umanità Sì. fra il genere femminile e il genere maschile, Esatto, cioè oltretutto. creare invece di un'alleanza una forma di ricatto Certamente. e di lotta. E li vediamo nei dibattiti delle damasse, delle ragazzotte che partecipano sempre e che con un'aria di sapientone Saccenza, saccenza. che non sanno nemmeno la storia delle streghe, perché se conoscessero la storia delle streghe, prima di dire certe cazzate, starebbero attente.
ma prosegui. Allora, oddio, parlavamo della... Parlavamo del fatto che tu stavi parlando con un gruppo di amici. Ah, sì. E in questa situazione, in questo contesto, ho avuto la conferma nella microsfera di quello che è nella macrosfera, cioè certo. la prepotenza metodica da parte degli più ignoranti di occupare le posizioni di potere e di leadership intellettuale. E lì sì. la cosa grave è diciamo messa in atto da questa genia di potentato mondialista che è al potere ormai da tantissimi anni in questa forma, diciamo, attuale, dopo il secondo conflitto mondiale, in questa forma attuale, perché c'è sempre stata, dopo che loro signori hanno conquistato ma la ribellione è cova adesso, se stanno certo, ribellando tutti i popoli. Ma infatti noi ieri sera, poi anche te hai avuto conferma che c'è però qualcuno che sta cominciando a discernere, certo. E cioè questi pseudo capetti di locali che non hanno nessuna capacità di nessuna decisione di niente, perché non hanno l'esperienza, non hanno la conoscenza. Come fai a mettere in piedi, a imbastire, l'ho detto anche ieri sera, come fai a imbastire una lotta contro il potere se non sai chi è il potere, come viene condotto, le regole del potere? Ho detto, quando tu ti metti a giocare vogliono fare un nuovo partito politico, ho detto, ma se sono abortiti, noi ne abbiamo fondati due o tre di partiti, mi sembra. Ma guarda, i partiti politici che sono oggi in Italia, uno è chiaramente l'erede, perché è inutile che questi dicono delle cazzate, è l'erede di Giorgio Almirante. Certo. Cioè, che non ha assolutamente nulla a che vedere col fascismo. Assolutamente. E come si chiama? Almirantismo. Gli altri due sono creatori dei preti, no, diciamo, ripetiamolo. Almirante era un atlantista convintissimo, esattamente, uno certo. Che aveva fatto entrare l'invasione americana in Italia, più o meno direttamente, aveva condisceso all'invasione dell'Italia. Se no non gli avrebbero permesso di andare al governo. Certo, è chiaro. Allora, questo è uno. Gli altri due sono due creature dei preti, ricordiamocelo. Uno, 5 Stelle, che è una creatura... Della massoneria inglese, Harry no, Sassoon. No, 5 Stelle. Harry Sassoon. Sassoon, d'accordo, tra l'altro c'è una bellissima storia che è stata pubblicata e che io ho fatto circolare, ma quel Sassoon lì è un aspetto, che è l'aspetto correlato con la presenza di Beppe Grillo. Ma l'altro, quello che è il vero capo, perché il portavoce dei 5 Stelle è sempre solo lui, è la proiezione di un'entità chiaramente vaticanista, cioè che si chiama Villa Nazareth, un tale preso dal paesello e portato a questa Villa Nazareth, dove tra una veleicazione e l'altra gli hanno inculcato un certo tipo di cultura che noi chiamiamo appunto un frete, perché è la stessa cosa, che lui si vesta in borghese come quelli di l'Opus Dei non cambia, il suo vestito dovrebbe essere quello di un frate che è preso dal paesello è portato in un seminario, solo che i seminari non vanno più di moda e allora questo personaggio è stato allevato, cresciuto e vellicato da Villa Nazareth. L'altro, il PD, è una creatura di un arcivescovo che si chiama Arcivescovo Lercaro di Bologna, quindi è tutto esclusivamente clero. Quindi per tornare... A livello microcosmo, diciamo, la situazione attuale è che c'è una serie di frammentazioni all'interno di questo mondo dell'opposizione che per la maggior parte viene retto da
personaggi che non hanno nessuna competenza, nessuna intelligenza, nessuna cultura. No, questi sono poveracci che forse un Masaniello potrebbe in qualche modo. Voi mettete Masaniello con sta gente. No, ho detto, assolutamente no, ho detto, un Masaniello avrebbe potuto mandare all'assalto, capito? Contro il nemico. Certo. A farsi ammazzare. Certo. Ecco. Beh, quello che si fa sempre con le prime linee, no? Sì, esattamente. Tu vai in prima linea, benissimo. Sei stato già promosso. Come i poveri ucraini che stanno lì da mesi, non hanno ricambio per mancanza di uomini e di armi e si vogliono far credere che stanno vincendo, no? Certo, certo. Allora, il discorso è questo. Cioè, noi dobbiamo cominciare a fare una selezione in base alle proprie conoscenze, in base alle proprie capacità di questi personaggi, perché se non riusciamo a portare al ragionamento le persone, è inutile sbraitare, è inutile andare a giocare alle regole del mazziere quando sai benissimo che il mazziere vince sempre. Non solo, il mazziere ti picchia pure, con la mazza. Oltretutto, non il mazzo, la mazza. È la stessa cosa. Allora, questo è il discorso principale da tenere in considerazione, cioè... No, fermo restando che in Italia ci verrebbe veramente un bel mazziere, che ho visto dei programmi ieri sera, che veramente ci vorrebbe un gran mazziere. Ora, a parte ieri sera, ma in generale, la maggior parte delle persone non ha il tempo, la voglia, le capacità di poter andare ad analizzare il pregresso, la storia pregressa, gli eventi pregressi. E allora io, molto immodestamente, ho scritto 5 libri, l'ultimo dei quali è questo qua, dove sono descritte tutte le porcate che hanno fatto in questi ultimi 10-15 anni i nostri cari governanti e i poteri forti mondialisti, d'accordo tra di loro. Sempre. E quindi qui c'è il vademecum per andare a capire che cazzo è successo davvero e prendere l'infa vitale di conoscenza da quello che è scritto qua, ma non perché l'ho scritto io, perché quello che ho scritto io è esente da qualunque velleità di personalismo. Dominio, di personalismo dominante. Non me ne frega un cazzo di diventare il leader. L'avrei fatto 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa. Ormai siamo un po' vecchiotti. No, io avevo tutte le chance per poterlo fare, te l'ho raccontato tante volte, le conoscenze giuste, le parentele giuste. E non l'ho fatto per una scelta di campo, una scelta di campo che da allora sono 60 anni che l'ho fatta, come te quando tu avevi 10 anni, hai fatto la scelta di campo. 13 anni. 13 anni, io a 13 anni ho fatto la mia scelta di campo. Ah. E quindi qualunque proposta ci venga fatta di come si dice la parola? Giusta? Di accondiscendenza. No, di favoritismo a favore mio. Io la disprezzo, la respingo immediatamente, non c'è neanche bisogno di pensarci sopra, ho già chiaro io chi sono e che cosa voglio fare nella vita e che cosa ho fatto nella vita, nel bene e nel male. Allora, il discorso è questo, noi dobbiamo cominciare a ragionare a ragion veduta, noi, intendo dire, quelli che si avvicinano oggi alla ribellione del sistema, devono sapere perché davvero si ribellano, non solo per quell'impressione dell'ultimo grido della vaccinazione coatta, no. Sì, cazzo è importantissimo, certo che è la fase terminale però, è la fase evidenziale, quella che è emergente, ma ci sono delle fasi occulte, non apparse nel pubblico e non mai pubblicate in nessuna varia situazione, che sono ancora più determinanti per decidere da che parte stare e di combattere il regime. Quindi questo è il discorso. Questo libro, come gli altri libri, sono funzionali a queste informazioni, a queste nozioni, a queste modalità di capacità, di introiezione dell'informazione, della valorizzazione dell'informazione. È lì il problema, è lì che va, diciamo, risolto questa carenza, diciamo, di capacità, di energie che vengono compresse, vengono sedimentate al momento in cui tu hai la visione chiara del paradigma in cui ti muovi. Senza avere le basi certe, non hai neppure la capacità di resistere a una forza che ti trae, ti tira o ti spinge.
Quindi questo è il concetto. Bisogna documentarsi. Questi miei libri servono a capire fino in fondo come è andata la questione in quel momento e la validità delle leggi, dell'osservanza delle leggi, di che cosa fa davvero legge, che cosa fa davvero regolamento e modalità di comportamento anche della burocrazia e dello statalismo nei confronti della morale, nei confronti della partecipazione alle rimostranze, alle obiezioni, andando a cercare tutti gli anelli di questa concatenazione che ci ha portato alla situazione attuale. Quindi io faccio appello agli amici che vedono questo video e raccomando l'acquisto, perché non basta parlare. Io ieri sera c'erano queste 20 persone, parlavano tutti, non sapevo più a che cazzo di rispondere, una marea di cazzate inventate lì per lì. C'era uno che parlava della modalità della moneta tempo. La moneta tempo è sicuramente la base finale, terminale del valore personale. È stata esercitata anche in ogni caso. Ma certo, ci sono anche... Ma c'era un'occasione particolare in Germania, e per cui è stata utilizzata, c'è stato un personaggio che è riuscito a imporre quella moneta. Molto immodestamente, 12-13 anni fa, quando ho scritto il mio primo libro sull'argomento della moneta, Arma letale ovvero cambiale sociale, ho esaminato tutta una serie di esempi, fra cui anche la moneta, oltre alla moneta elettronica, che allora era appena agli inizi, agli esordi, anche quella della moneta, diciamo, del tempo. Temporale, dai, la moneta temporale. E c'è tutta una disamina sul mio primo libro, Arma letale, in cui esamino anche tutte le potenzialità della moneta tempo. Ecco, allora voglio solo ricordare che anche ieri sera c'era qualcuno che diceva questa cosa qua, gli era venuto in mente il suo pensiero all'improvviso lì per lì, magari qualche giorno fa, e la voleva portare come contrappeso alla cambiale sociale, che io ci ho ragionato insieme a tantissimi altri che mi sono andato a studiare nel corso questo degli anni. Questo concetto di cambiale sociale è appreso, ci sono molte persone che sono favorevoli. È certo, perché è un elemento fondante, è fondato e fondamentale. Allora andiamo alle radici sempre, prima di partire con arma in resta cominciamo ad armarci per bene. Ciao a tutti.